Grazie di essere stati con noi. Noi adesso ci occupiamo di ristoranti, di recensioni, di una società che sulle recensioni ha, diciamo così, fatto il suo successo. Questa società si chiama TripAdvisor, ma non tutti sono convinti del fatto che poi le cose vadano come dovrebbero andare. Allora, intanto vediamo un servizio realizzato dalla nostra Stefania Cappa e capirete tutto. Eccellente, strepitoso, ottima cucina, ma anche da evitare, pessimo servizio. Questi sono alcuni dei commenti degli utenti di TripAdvisor, il sito più usato del momento, che posta circa 90 giudizi al minuto. Un buon programma comunque sia, anche per trovare i posti dove mangiare, dove andare in vacanza, comunque sia. In generale, affidabile. Tutto molto soggettivo. A volte sono dei giudizi positivi, a volte negativi. Prima di partire per un viaggio, di prenotare un albergo o scegliere un ristorante, sono in molti a consultare le recensioni scritte dagli stessi clienti. Una sorta di passaparola via web, fatta spesso in anonimato. E proprio per questo molti proprietari lamentano la poca trasparenza. Una signora le scrive che ha speso 160 euro. Non è mai venuta da me. Ho detto mi faccia vedere la ricevuta fiscale. Ecco. Venga e mi faccia vedere la ricevuta fiscale. Se è così, le restituisco i soldi. Fatemi vedere. Un altro signore l'altro giorno ha detto che ha speso l'altro giorno 60 euro a testa. Il signore ha speso 47 euro a persona. Un bugiardo. TripAdvisor mi ha trattato un po' male. Dal 12° posto a Roma a essere 5.000, lei si immagini che danno ha avuto, certo. Specialmente con le persone straniere. Cosa vuole dire a TripAdvisor? Che tutte le persone, anche chi mi mette eccellente, perché io ce n'ho tanti, è arrivato il momento che devono esibire la ricevuta fiscale, almeno a loro, e loro la devono mettere agli archivi, in modo che hanno una pezza d'appoggio che se qualcuno vuol far vedere è tutto in trasparenza. Allora, c'è da fidarsi di questo signor TripAdvisor? Adesso lo chiediamo ai nostri ospiti, tutti ristoratori, tutti arrabbiati. Buongiorno ad Amedeo Capria. Amerigo, ho sbagliato, ho letto male. Prego. Che gestisce un ristorante a Firenze, a Gianluca De Maria, che invece arriva da Roma. Con loro c'è Aldo Curzano, il vicepresidente del FIPE, che è la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi. Resta con noi Laila Perciballi e il nostro Sergio. Elsa, diamo subito qualche numero su TripAdvisor. TripAdvisor stesso ha, diciamo, fatto fare un sondaggio da una società molto importante di marketing, la Focusrite, che intervistando più di 12.000 persone ha diciamo, delineato una mappa dell'utilizzo di TripAdvisor in tutto il mondo. In particolare per quanto riguarda gli italiani, che sarebbero tra i più diciamo, attivi su TripAdvisor, per quanto riguarda i ristoranti, tra gli intervistati oltre il 75% delle persone ha dichiarato di leggere una recensione di TripAdvisor prima di recarsi al ristorante. Prima gli spagnoli il 60%, gli inglesi il 53%, gli americani il 46%. Che può come dire che siamo quelli che si fidano di meno? Siamo quelli che si fidano di meno dei ristoranti, no? Ma di più a quanto pare di diciamo delle recensioni telematiche. Questo naturalmente è un campione ridotto di un sondaggio commissionato, però insomma è significativo. Allora io inizierei da De Maria. Da quanto tempo è nella ristorazione? Il ristorante è aperto da circa un anno e mezzo. Quali sono le sue specialità? È un ristorante specializzato in cucina romana, qualcosa della cucina napoletana e alcune rivisitazioni di piatti, soprattutto carne e primi. Allora, TripAdvisor è un sito. Se io voglio andare a mangiare da De Maria, clicco, cerco e leggo cosa hanno detto altri. Nel suo caso che è successo, De Maria? Allora, nel mio caso, cercando di... Facciamo un esempio. Cercando di condensare soltanto 20 secondi di una premessa. Pensi che le premesse in genere le fanno quelli che si siedono di là, eh? No, invece no, le facciamo anche noi. No, ma comunque facciamo soltanto 10 secondi. Allora, il nostro ristorante è anche recensito bene, quindi ci tengo a precisare che non è una lamentela fatta giusto per lamentarsi. È un sistema che però può essere sicuramente migliorato, e di molto.
Diciamo che c'è una mancanza, dal nostro punto di vista, di controllo sulle recensioni. Perché uno, insomma, verrebbe da dire, fa parte del gioco, uno lo sa, no? C'è chi è contento, magari uno è scontento, magari quel giorno succede qualcosa, una recensione può essere buona, una recensione può essere cattiva. Nel suo caso c'è un esempio, c'è una recensione che lei... Sicuramente ce n'è. Si è portato la carta dei vini, che ha fatto? Eh sì, no, perché questo è il mio. Mi porto sempre dietro questo e quindi dentro ci stanno tutti i meccanismi. Allora. Scegliamone una che lei contesta, che lei ritiene non vera. Sicuramente quella molto interessata è quella sulla carne Kobe. Allora, la carne Kobe è una carne che viene in effetti allevata con un metodo molto particolare. E nel momento in cui tu comunque dichiari questo metodo e racconti una serie di cose, secondo me da parte del cliente poi c'è la libertà di poter scegliere o non scegliere un prodotto come è normale che sia. Allora, nel momento in cui tu scrivi una recensione e mi accusi dicendo per poter vendere secondi piatti da 20 euro... io avrei detto alla clientela che la sua carne è carne pregiata, allevata con la musica classica, la birra e i massaggi. Da Striscia la notizia, quindi mi attacca. Salutiamo anche pesantemente. Antonio Ricci, salutiamo assolutamente Antonio Ricci, che quindi non va citato come uno spauracchio. Da Striscia la notizia e la gente che ci crede pure. Sì, certo, in un'epoca dove regna lo scandalo della terra dei fuochi, quindi subdolamente usi anche una situazione abbastanza tragica. Tu mi dici che la tua carne ascolta Mengoni, salutiamo anche Mengoni, e fa Pilates. Salutiamo tutti, siamo qua. Quindi fondamentalmente mi prendi in giro, mi accusi, mi dici che devo andare a Striscia la notizia. Qui non stiamo discutendo del fatto che il cliente dica che la mia carne, gli è piaciuta o meno. Qui stiamo discutendo del fatto che lui critica una cosa, ammettendo nella sua critica che il metodo di allevamento è esattamente quello. Quindi, in 20 altri secondi, qual è il problema? Nel momento in cui esiste una recensione che ha... nel momento in cui esiste una recensione che ha dei problemi e io mi prendo anche l'onere di dimostrare questi problemi, almeno mi potresti ascoltare. Mentre, oppure qui, ascolta una buona musica classica. Oppure ascolta una buona musica classica, no, quelle le ascoltiamo spesso quando cerchiamo di contattarli telefonicamente. E lei contesta anche il fatto che questa recensione sia anonima? Sì, sicuramente in questo caso c'era un mezzo nome, molto spesso ci sono dei nickname. Può essere anche un nome fasullo, un nickname. Sì, esatto, l'anonimato però... Potrebbe essere un suo concorrente che si diverte. Io dico, può accadere che potrebbe un concorrente per demolire l'immagine di un altro scriva delle recensioni fasulle. È più facile che sia una persona frustrata. Capri, a lei che è successo? Ma a me sono successe diverse cose. Raccontiamone un paio. Forse quella più eclatante nell'agosto del 2012, poi quando dalla Toscana è partito tutto. Ma lei però, scusi, io sono di Tropea. Appunto, perché ho detto Firenze, mi aspettavo una qualche sia aspirata, no. E invece mi sento un accento meridionale. Sono oltre 12 anni che sono a Firenze, quindi ho aperto il ristorante nel 2006, ma... E cosa fa? Specialità calabrese? Pesce. Specialità pesce. Cosa hanno scritto di lei che proprio non ha digerito, il caso di dire? Ma diverse cose hanno scritto di me. Dalle penne al pomodoro, cose che noi chiaramente non abbiamo in carta, a disprezzare dei piatti che abbiamo in carta, non nel momento cronologico in cui erano. Cioè, per esempio, parlare di carciofi ad agosto, cosa impossibile perché noi seguiamo la stagionalità dei prodotti. Quindi lei dice che è un falso perché non ha fatto. Sono false perché noi abbiamo adottato una strategia sia sul sito internet che sulle bacheche esterne, lasciamo il menù della stagione precedente. Quindi quello che effettivamente il cliente poi ha sul tavolo quando ordina è il menù della stagione successiva. Quindi tutto ciò che viene scritto perché prendono questa informazione da internet o passando davanti alla bacheca e quindi sono cronologicamente false. Questo è stato dimostrato. Allora, Curzano, facciamo il punto. Le questioni sono l'anonimato, mi pare di capire, e l'attendibilità di quello che viene scritto, giusto? Assolutamente, anche perché si diceva prima che un po' tutti, prima di fare una scelta, vanno a prendere delle informazioni. E nel momento in cui queste non rispondono alle aspettative o comunque non sono rispondenti al vero,
voglio dire, tradiscono le aspettative del consumatore, quindi non è solo utente e ristoratore, ma è indurre il consumatore a fare delle scelte diverse rispetto alle informazioni che vengono date. Quindi c'è un problema, come posso dire, dell'uso distorto di questo grande strumento che dà la possibilità e l'opportunità a tutti di farsi conoscere, apprezzare, di promuoversi, quindi grandi, piccoli. Però ripeto, lo strumento del controllo, quindi l'uso distorto di persone, di agenzie, hanno creato un mercato. Vediamo, mercato, noi l'abbiamo invitato il signor TripAdvisor, vediamo se ha accettato di confrontarsi con noi. Ci colleghiamo con Milano, c'è la signora TripAdvisor, scusi, la saluto, ovviamente era una battuta, è Valentina Quattro che dirige la comunicazione di TripAdvisor in Italia. Come vede sono tante le contestazioni, diciamo che noi, giocando un po' sul suo cognome, intanto di questioni facciamo la metà di quattro, due domande, cioè l'attendibilità e l'anonimato, ma le curiosità sono tante, perché ha visto nel servizio di Stefania Cappa un ristoratore diceva: se vieni a mangiare da me, sostieni di aver speso, metti 60 euro, pubblica su TripAdvisor realmente la ricevuta dei 60 euro, cosa che regolarmente non c'è. Come rispondiamo a tutte queste critiche o perplessità o mancati controlli, li chiami come vuole, Quattro? Allora no, i controlli ci sono, perché comunque niente più importante per noi che i contenuti di TripAdvisor siano veri e rispettino la realtà. Quindi abbiamo... E come li controllate? Ce lo fa un esempio? Sì, diciamo sono due le strade. La prima è abbiamo dei filtri che monitorano tutte le recensioni che vengono postate e ne controllano, diciamo, il come, quando e il dove. Se non passano il controllo dei filtri, vengono spostate e segnalate a un team di specialisti che lavora 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana, e a quel punto investiga ogni singola recensione che viene segnalata dal sistema. Scusi, dottoressa Quattro, questo team da quante persone è composto? Sono 200 persone. Perché a me risulta che in Italia solo 4 lavorano per TripAdvisor. Ma allora, prima di tutto siamo una realtà che vive nel web, quindi in Italia viviamo in quattro, ma in ogni team nel mondo di TripAdvisor c'è una parte dedicata di persone che parlano italiano e che sono dedicate al mercato italiano, per cui non è tanto importante dove vivono le persone, ma che siano italiane, che parlano italiano e che siano dedicate all'Italia. Quindi e io anche non ho capito, scusi, come controllate, cioè se... So... Marino Perciballi, usiamo il cognome dell'avvocato, scrive una critica contro il ristorante di De Maria, dice ho mangiato malissimo. Voi cosa fate? Chiamate la signora Marino Perciballi, poi chiamate il ristoratore e gli chiedete se è vero, oppure io non ho capito come fate il controllo, abbia pazienza, mi faccia un esempio. No, ma infatti le stavo dicendo, da un lato abbiamo i filtri automatici che hanno comunque delle impostazioni per cui bloccano qualunque recensione che non risponde alle nostre policy e alle nostre linee guida, e poi viene investigata, vengono guardati un sacco di elementi tra cui anche per esempio l'indirizzo IP della persona che posta la recensione, addirittura anche la risoluzione dello schermo, quindi diciamo un lato tecnologico di investigazione. Dall'altro noi vantiamo una community molto coinvolta, nel senso è la community stessa che posta contenuti sul nostro sito, e chiediamo alla community sia di recensori sia di proprietari di segnalarci qualunque contenuto potenzialmente scorretto. C'era Sergio che voleva dirle qualcosa. Volevo solamente citare uno studio della Cornell University, che è tra le più importanti università americane, che dice che tra l'1 e il 6% delle recensioni fatte su questo tipo di siti, non solo TripAdvisor, sono risultate fake, cioè fasulle, che sono utilizzate, vengono utilizzate o da magari concorrenti scorretti, come dicevano prima i nostri utenti, oppure da persone che recensiscono posti dove non sono mai stati. Questo naturalmente non solo per TripAdvisor, ma per tutti quanti. Però c'è su TripAdvisor in Italia addirittura ci sono dei ristoratori, uno in particolare di Brescia che doveva essere qui con noi, che ha
messo un cartello davanti al suo ristorante dove chiede di essere estromesso dal circuito proprio per non sottostare a delle critiche che poco veritiere nei suoi confronti. Senta, dottoressa Quattro, le faccio una domanda proprio semplice. Lei esclude che su TripAdvisor possano esserci delle recensioni fasulle? Team, investigazioni? Dico che il numero di recensioni false su TripAdvisor è bassissimo. Se noi pensiamo che abbiamo 150 milioni di recensioni e opinioni, come ha detto prima il suo collega, vengono postati 90 contributi al minuto. Ma questo filtro funziona sempre o funziona sull'85% e il 15% no? Non ho capito che se c'è un filtro, uno squadra, un team, o funziona sempre o non funziona mai, scusi, eh? No, può capitare. Se il filtro è automatico, è automatico, se no vuol dire che si ferma, ogni tanto non è più automatico. Come funziona? Se una recensione non viene bloccata dal sistema, dicevo, abbiamo comunque la nostra community di persone e di proprietari che ci segnala quando un contenuto è potenzialmente scorretto. E quindi lei alla domanda esclude che possano esserci delle recensioni fasulle, mi dovrebbe rispondere lo escludo, giusto? Sono realista e dico che sono bassissime la quantità di recensioni false. Se passa attraverso il nostro sistema e non viene neanche segnalata dalla community, ma è veramente una quantità irrisoria. Senta, e infatti, posso far vedere una cosa, perché poi così parlerà col suo filtro automatico e anche con la sua community, perché TripAdvisor è entrato nella vita di un personaggio che conosciamo tutti, che ha avuto a che fare con TripAdvisor. Guardate chi è e che cosa gli è capitato. Faccia attenzione, dottoressa Quattro. Un minuto. Arrivavano le vacanze e facendo delle ricerche abbiamo scoperto questo sito TripAdvisor, ci è sembrato interessante, ho chiesto a persone che avevano rapporti con TripAdvisor, ci sono molte incertezze, molti dubbi sulla efficacia, credibilità delle segnalazioni. Finita la prima puntata dove c'erano stati apprezzamenti e critiche, siamo andati in redazione e abbiamo scoperto che io mentre facevo la trasmissione sarei stato a mangiare in questo ristorante di Lucca e avrei detto profondamente deluso, abbastanza costoso, i piatti molto mediocri e sempre le solite ricette tradizionali senza alcuna fantasia. Tutto questo l'avrei fatto mentre stavo in trasmissione. Prima mi ha sorpreso, ma poi mi ha fatto molto ridere, ho detto lì sotto c'è veramente una grande fregatura. Ma quindi c'è un profilo firmato a tuo nome? C'era proprio una... c'è tre cose: due giudizi su ristoranti e un profilo mio. Io ho chiamato, ho detto, avevo invitato la responsabile a tornare in trasmissione per spiegare come poteva essere accaduto, lei non ha voluto tornare in trasmissione. Naturalmente dopo l'hanno tolto. Se tanto mi dà tanto, mi immagino la credibilità di questi giudizi. Grazie a voi, auguri. Allora, noi naturalmente salutiamo Giovanni Minoli, lo ringraziamo per questo intervento, cogliamo l'occasione. Dottoressa Quattro, mi sa che questo filtro una manutenzione la dovrà fare, perché la vedo... Ma io, come ho detto anche prima, abbiamo anche dall'altra parte la nostra community e questo è un caso proprio di come... Ma non funziona neanche la community, cioè invece a Giovanni Minoli ce l'hanno attribuito un profilo con due recensioni mentre lui era in trasmissione, dottoressa Quattro. Sta dicendo che nel momento in cui è stato pubblicato c'è stato segnalato e il profilo e le recensioni sono state tolte. Quindi invece funziona, perché proprio la community ci ha segnalato questa cosa, noi siamo intervenuti ed è stato tolto. È quello che ho detto fino adesso. Da un lato i filtri automatici, dall'altro la community. Vorrei anche dire che comunque abbiamo, parlo dei dati italiani, una crescita anno su anno degli utenti 11 mesi del 95% e quasi 4 milioni e mezzo di utenti unici al mese. Questo significa che la gente continua a tornare. Scusi, Minoli l'ha chiamato per dirgli che gli avete tolto il profilo? Lo avete chiamato per avvisarlo? Sì, l'avevo chiamato assolutamente, dopo l'ho avvisato subito.
No, no, io l'ho chiamato prima che lui facesse la trasmissione. Un'ora dopo che era stato segnalato la presenza di queste recensioni sul sito, abbiamo agito, l'abbiamo chiamato per avvisarlo. E il ristoratore pure ha chiamato per scusarsi e per dire che non era così? Non avevo i suoi contatti, ho chiamato la persona che era stata coinvolta. Bisognerà assumere qualcun altro in questa community e allargare un po'. Prego, fatela velocemente che devo mandare un altro filmato. Ma come può un gruppo di 200 persone gestire una mole spropositata di contributi? No, 200 persone che lavorano nel mondo, 4 in Italia. La domanda che faccio, come si può gestire 75 milioni di contributi, 200 persone? Quindi vuol dire che ogni persona quanti contributi gestisce, ma neanche fosse Superman. No, questo è allora, quello che io realmente penso. Poi forse questi filtri, scusi, segnalati. Mi fa finire per favore. Forse questi filtri, è vero, ci vuole un tagliando alla macchina e bisognerebbe cambiarli questi filtri, perché veramente c'è qualcosa che non funziona. Perché quando noi ristoratori vi contattiamo e vi segnaliamo una problematica seria, grave e reale e vi diciamo guardate questo cliente forse non c'è stato, voi vi celate dietro milioni di scuse e ci dite non infrange il regolamento, non infrange la nostra polis, e la vostra polis non è affatto chiara. Sta di fatto che noi ci mettiamo il viso, dobbiamo stare obbligatoriamente su TripAdvisor, non possiamo essere levati a TripAdvisor perché è una community B2B e dobbiamo stare lì in silenzio, e se mai replichiamo, a volte le nostre repliche sul commento del cliente non vengono neanche pubblicate. C'è un altro aspetto problematico. Non c'è diritto di replica. C'è un altro aspetto problematico. Dottoressa Quattro, guardi questo, Stefania K. La truffa viaggia sul web. Il noto gufetto verde, croce e delizia dei ristoratori a cui molti si affidano, ha dei simili non proprio regolari. Sono questi siti che assomigliano molto a TripAdvisor per colori e grafica e che promuovono, come si legge, aumento di recensioni garantite, ovviamente a pagamento. Si va da un servizio bronze, da 2 recensioni a 50 euro, fino al Diamond che per 7 mesi e per la modica cifra di 750 euro offre 40 recensioni. Qualcuno però è caduto nella trappola. Che cosa vi è successo? Qualche tempo fa siamo stati contattati da un certo Marcio Andrade che promuoveva queste recensioni tramite questo sito internet che si chiama tripadvisorsuccess.com. Tramite mail l'hanno trovato Io ho ricevuto delle mail, ho aperto questa mail che appunto mi indirizzava sul loro sito. Che io sappia, la sede era lui c'aveva il riferimento a New York come indirizzo. E c'era una prova gratuita di una settimana. Nell'attivazione richiedevano appunto la carta di credito, io ho inserito la carta di credito della società. Subito dopo mi rendo conto che la settimana non era gratuita, ma avevano addebitato immediatamente $500. Io ho chiamato immediatamente la carta di credito, ho fatto annullare il pagamento. Loro mi dicevano che mi avrebbero inviato delle recensioni positive. Lei pensava che questo sito che l'ha contattata fosse di TripAdvisor? Ma inizialmente sì, anche perché se lei poi si reca su questo sito, l'impaginazione è la stessa. L'unica cosa che cambia è appunto il nome, che è success con aggiunta.com, e il simboletto, quel gufetto che loro hanno, che è leggermente cambiato, ma cambia forse la ciglia, l'occhio un po' diverso, ma il simbolo di base è lo stesso. Sento spesso che passano persone fisiche che vengono lì, ma vi servono recensioni su TripAdvisor, se voi mi pagate, e con come non servono sempre recensioni negative sul locale. Lei mi sta dicendo che magari fanno delle recensioni negative e poi subito dopo vengono a battere cassa in questa maniera. Esatto. Allora, guardi, le faccio fare una domanda da De Maria. Sì, io volevo soltanto chiudere una cosa sul controllo. Lei ha detto che secondo lei ci sono dei sistemi di controllo. Io ho dei dubbi, soprattutto nel momento in cui io le segnalo una cosa, e l'ho fatto personalmente, sia telefonicamente, sia con i metodi che voi ci mettete a disposizione, dopo mediamente 10 minuti, a volte un'ora, arriva una risposta in cui si dice che la recensione è conforme, e già questo mi chiedo come facciano a controllare tutto questo, ma soprattutto nel momento in cui io vi do gli strumenti, perché vi dico per quale ragione la recensione non è conforme, voi fate finta di niente. Allora, come fa a dirmi che ci sono degli strumenti di controllo? Perché io ci ho parlato per mesi con questi signori. Dobbiamo chiudere, dottoressa Quattro. Il diritto di rettifica, lei avrebbe dovuto mettere la sua No, perché una volta che io ho segnalato una volta la recensione, la recensione non è più segnalabile. Quindi voi mi avete detto
Per noi va bene, basta, io ho finito. Cioè, questo è gravissimo, perché il diritto di replica, il diritto di replica deve essere sempre garantito. Dottoressa Guadagnino, non c'è il diritto di replica. I proprietari possono rispondere a ogni singola recensione dando la loro versione dei fatti. Ma quello è un altro discorso, se viene io sto chiedendo. Da 260 milioni di utenti unici al mese, e che quindi si fanno un'idea precisa rispetto a quella recensione. Poi ci dicono che è gravissimo. Ma quello è un altro discorso. Dice che non pubblicate la risposta. Tante volte non pubblicano la risposta perché infrange il vostro regolamento, infatti voi ci spiegate come, voi ci spiegate come dobbiamo rispondere ai clienti. Migliorerete qualche cosa? Molti operatori per esempio usano anche parolacce per rispondere agli utenti. Ma non è vero, ma non è vero. Ma non è vero. Anche i consumatori. Ma siamo persone molto civili che facciamo il nostro lavoro ogni giorno. Migliorerete qualche cosa, dottoressa Quattro? Ma noi siamo alla continua ricerca di migliorare il sistema. Anche l'accordo che stiamo facendo con FIPE, c'è appunto Ando Cursano, è sulla strada comunque di unire le forze per evitare che si faccia un uso scorretto della rete, perché siamo i primi a contrastare questi fenomeni di vendita di false recensioni allora, e di uso di false recensioni. Ci torneremo con tutti i vostri ritocchi al caso, alla community, al filtro e a quant'altro. Grazie per essere stati con noi. Parliamo di risparmio e tanto possiamo stare qua per tutto il palinsesto di Rete 3 fino a stasera, ma le risposte quelle sono. Una risposta alla domanda perché non ci date uno strumento. Ricordiamo che quello che è legale sulla rete è legale anche fuori dalla rete, quindi comunque questi comportamenti possono essere oggetto di risarcimento e chi come voi subisce danni può tranquillamente agire per chiedere, per individuare. Allora, dobbiamo parlare di risparmio, dobbiamo parlare di consigli, di metodi e di tecniche. Iniziamo da quelle dei coniugi liguori che vivono